Oggi è uscito l'episodio 1072, in cui abbiamo potuto assaporare ancora meglio il Gear 5 all'interno dell'anime. Ci è piaciuto? Non ci è piaciuto? Siamo più soddisfatti rispetto al 1071? Meno soddisfatti? Ora ne parliamo. Ma prima vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video. Io sono piuttosto soddisfatto. Sono contento di quel che ho visto nel 1071 e anche oggi nel 1072. Mi sono divertito, ho riso. Era quello che volevo. Volevo tantissima leggerezza. E per me siamo comunque riusciti a mantenere anche un certo livello di epicità. Queste cose le ho già dette al tempo del manga. Credo che l'anime sia riuscito a ridare le stesse sensazioni. Forse nel manga c'è stata qualche tavola un po' riuscita meglio, come Rufy gigante, però in generale ho apprezzato molto il Gear 5 animato. Mi ha fatto strano restare sorpreso dalle animazioni, nonostante io conoscessi già quello che stava per accadere. E questo forse è il merito più grande del Gear 5, riuscire a sorprenderti. Anche nel manga, quando mi ritrovo a vedere i nuovi combattimenti di Rufy in Gear 5, non vedo l'ora di scoprire che cosa si inventerà Luffy. Sono innamorato di questa libertà che ha sia il personaggio, il protagonista Cappello di Paglia, ma anche l'autore Eiichiro Oda. Una libertà che gli permette di fare tutto, non ci sono più limiti, può utilizzare qualsiasi stile lui voglia. Ed è straordinario perché esci fuori dalla normalità, esci fuori da dei confini che tutti noi ci eravamo costruiti. One Piece non è più lo stesso, può essere tante altre cose. E per me è soltanto un punto a favore. Pensate anche alle animazioni. Secondo me chi ha lavorato a questi episodi di One Piece ha avuto tanta libertà, ha potuto giocare con il Gear 5, si è divertito così come si è divertito per sua stessa missione l'autore Eiichiro Oda. Ed è un divertimento comune, questo è il bello di questa trasformazione, di questo power up, che tutti veniamo influenzati dalla sua leggerezza, dalla sua comicità. Noi lettori non sappiamo cosa aspettarci, restiamo sorpresi, ridiamo delle varie facce, delle cose strane che succedono a Rufy e ai suoi avversari. Rufy stesso ride di continuo, si diverte. E chi ci lavora può uscire fuori da certi limiti che magari prima gli erano imposti. È una rivoluzione per tutti. Pensateci ragazzi a come i protagonisti reagiscono come i lettori. Kaido, per esempio, è stato lui stesso a dire: ma cosa sei? Il personaggio di un fumetto? Oppure gli ha detto: combatti seriamente, mi pare di affrontare un bambino. Per me è bellissimo che un personaggio sia allineato al pensiero del lettore, è una cosa fantastica. Vuol dire che stiamo uscendo al di fuori del fumetto, è veramente meta fumetto. Quando un personaggio diventa anche lettore è fantastico, è come se anche lui stesse assistendo come noi a quello che sta accadendo. Si sta domandando perché, cosa sia accaduto a Rufy. Kaido in quel momento siamo noi. Io ragazzi, che dirvi, sono contentissimo, mi diverto, ho visto questo episodio proprio col sorriso sulle labbra. E per fare un esempio, per darvi una sorta di immagine di quello che sta accadendo, pensate a una scatola chiusa. In questa scatola ci sono tutti gli elementi che vanno a formare un certo tipo di narrazione. Chi lavora alla storia prende questi elementi, li combina fra di loro e dà appunto vita a quello che vediamo e leggiamo. Ovviamente combinando gli elementi ci sono tantissime possibilità, ma restano sempre all'interno di questa scatola chiusa. Oda col Gear 5 che cosa ha fatto? Ha aperto la scatola. Aprendo la scatola non ci sono più limiti e puoi prendere da quel che vuoi. Le possibilità diventano infinite. Io capisco che in molti sono affezionati, anche giustamente, a quello che c'è nella scatola, al modo di raccontare legato agli elementi chiusi qui dentro. Però allo stesso tempo non si può non ammettere che aprire la scatola sia un qualcosa di rivoluzionario, sia un qualcosa di diverso, che va a cambiare, sconvolgere. Noi oggi, dopo questi episodi, ma anche dopo i capitoli del manga che hanno trattato queste cose, siamo rimasti sconvolti, sorpresi. C'è bisogno magari che passi un po' di tempo per abituarci a determinate situazioni, ma ci tengo a sottolineare, l'ho detto anche la settimana scorsa, che One Piece è stato sì rivoluzionato attraverso questa trasformazione, ma non è cambiato. Nei momenti più importanti, l'epicità resta lo stesso. Non venite a dirmi che Luffy, che perde la trasformazione e poi la recupera,
si mette nella posizione del Gear Second, pensa a Momo, a Tama, a Pedro e si ritrasforma, non vi ha dato qualche brividino? Per molti questo Gear Fifth è solo una banalizzazione che fa perdere epicità ai combattimenti. Per me non è così. Per me l'epicità resta, perché poi nel momento decisivo Rufy è sempre lo stesso. E lo dice lui stesso nel momento finale di questo episodio. Quando Kaido gli chiede chi sei tu, lui risponde: io sono io, sono Monkey D. Rufy, sono l'uomo che diventerà il re dei pirati. Rufy non è cambiato, è quello, e Oda, attraverso il protagonista, ci ha tenuto a sottolinearlo. Non pensate che ora questa trasformazione vada a cambiare il personaggio, il protagonista dell'opera. È cambiato il suo stile di combattimento, in parte, perché Rufy ha sempre combattuto in questo modo, usando l'immaginazione. Il Gear Fifth va ad esasperare il modo di combattere di Rufy, ad esagerarlo, ma non lo cambia totalmente. Il carattere del protagonista, però, è sempre uguale, sempre lo stesso. Questo sorriso perenne ha sempre caratterizzato il personaggio di Luffy. Questo saper ridere anche nei momenti di difficoltà, fare lo stupido, è sempre stato cappello di paglia. A Punk Hazard, quando Zoro viene a sapere che tutti sono stati sconfitti momentaneamente da Caesar e gli altri, e urla a Rufy: Rufy, siamo nel nuovo mondo, adesso cerca di darti una svegliata, qui non possiamo permetterci di perdere. E Rufy risponde: sì, certo. E poi cosa fa? Gomu Gomu no, UFO! Una mossa stupidissima. Contro Crocodile, ragazzi, tutta la questione dell'acqua. Contro Enel, quando fa il finto ubriaco. Voi direte: ok, quelle erano cose episodiche, ma appunto io vi sto dicendo che attraverso questo potere portiamo all'esaltazione, all'esasperazione, all'esagerazione quello che è il carattere principale del protagonista. Ed è il giusto power up per questo tipo di protagonista. Rufy è un personaggio differente rispetto agli altri. È un personaggio che deve portare gioia, deve portare risate, deve portare leggerezza, deve portare libertà. Il Gear Fifth ci sta a pennello perché fa tutte queste cose. Non ci sono mai stati gli elementi, secondo me, per immaginare una trasformazione alla Super Saiyan. Goku e Rufy sono due personaggi diversi. Rufy rende sicuramente omaggio a Goku, a Dragon Ball, perché ragazzi, Eiichiro Oda è innamorato di Akira Toriyama. E anche oggi, nell'anime, c'è stata una citazione. Quando Rufy si ritrasforma, si vede quell'aura alla Super Saiyan. Alcuni non l'hanno apprezzata, io invece ce l'ho vista benissimo, perché mi accorgo che è un vero e proprio omaggio. Negli ultimi giorni c'è stato questo derby quasi tra One Piece e Dragon Ball: è meglio il Gear Fifth, è meglio il Super Saiyan. Ci sono stati tutti questi discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano, per carità, si possono fare, io stesso ho parlato dell'iconicità delle due trasformazioni. L'importante è non cadere nel banale mettendo l'uno contro l'altro, dicendo è meglio questo, è meglio quell'altro, e litigare per queste cose. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Sono due opere straordinarie che hanno fatto la storia in due epoche diverse. L'autore di One Piece, Eiichiro Oda, che ha creato la sua opera anche grazie ad Akira Toriyama, ama il Super Saiyan sicuramente, e quindi alla prima occasione non può fare che non rendere omaggio a quella trasformazione che ha fatto la storia. Questi gesti che sembrano copiare Goku e Akira Toriyama, prendeteli come omaggi, come gesti d'amore da parte di un autore che, come tutti noi, è cresciuto, anzi forse più di noi, con quell'opera. L'ha amata, l'ha letta, è stato ispirato. Godiamoci le due storie, anche se diverse. Per Goku era giusto il Super Saiyan, per Rufy è giusto il Gear Fifth. Io a Rufy, piuttosto che dargli una trasformazione come il Super Saiyan, non gli avrei dato nulla, l'avrei lasciato così, perché per Rufy non ci sta bene quel tipo di trasformazione. Quella è cucita addosso a Goku al 100%. Il Gear Fifth è cucito su Rufy. Ritornando semplicemente all'episodio, per me la puntata è riuscitissima. Mi sono piaciute tutte queste nuove tecniche di Rufy, mi sono divertito, mi è piaciuta la musica. Secondo me il momento migliore è stato quello di Rufy che perde il potere e poi si ritrasforma in Gear Fifth. Non ho apprezzato soltanto una cosa, ma è una sciocchezza: quando Rufy dà quel pugno finale a Kaido, almeno la traduzione che ho visto io è stata: mi sto divertendo tantissimo. Nel manga invece era un pochino differente e secondo me dava un po' più di epicità al momento. Infatti, se non ricordo male, Rufy dava il pugno e diceva a Kaido: ti stai divertendo adesso?
ed era un pochino una presa per il culo, come dirgli: tu mi stai dicendo che sto combattendo come un bambino, ok, ora ti prendo a pugni in faccia, faccio sul serio e vediamo se ti stai divertendo. Era un pochino questo il senso, e secondo me rendeva la scena un po' più figa, ci stava di più, però per carità è una piccolezza, gliela perdoniamo. In generale, ripeto, l'episodio ha fatto quel che doveva fare. Mi sono divertito, ed è quello l'importante, la leggerezza. Era questo che voleva Oda, il messaggio dell'autore doveva essere questo, ci dovevamo divertire. Mi dispiace per quelli che ancora non riescono ad apprezzare questa trasformazione, perché sarebbe stato bello evitare tutte le polemiche e goderci questa storia straordinaria sempre insieme come abbiamo fatto finora. Invece purtroppo però era anche quello che vuole quella trasformazione, era una cosa di cui l'autore è consapevole. Si è creata una sorta di divisione che ci sta, però un po' da fan che vuole condividere questa gioia, questo divertimento con tutti, ci sono rimasto male. Detto ciò, ragazzi, io mi fermo qui. L'episodio, ripeto, ancora per la 100ª volta, mi è piaciuto. Ditemi voi che cosa ne pensate.